Ben ritrovati. Quest'oggi, in questo piccolo video, volevo presentarvi così un modellino del Tempio di Salomone a Gerusalemme, no? Il primo grande tempio che il popolo ebraico abbia avuto. Prima da allora avevano la tenda che veniva spostata di volta in volta dove loro si fermavano. E poi, una volta costruita la monarchia, Davide aveva l'idea di costruire il tempio e poi verrà portato a termine da suo figlio Salomone. Siamo intorno alla metà del X secolo avanti Cristo, 956, quegli anni lì. E allora così volevo presentarvi un modellino così come è stato ricostruito dagli studiosi in base alle notizie che ci riferisce la Bibbia, in modo particolare il primo libro dei Re. E allora così, può essere una cosa un po' curiosa. Allora all'esterno, allora questa è un po' una panoramica dall'alto. Allora all'esterno avevamo, allora all'ingresso, proprio all'ingresso del tempio, che era profondo un 4 metri e mezzo, si trovavano due grosse colonne di bronzo fuso, riccamente dorate, alte 9 metri, con un diametro di quasi 2. Geremia riferisce che quando poi i babilonesi conquistarono Gerusalemme nel 587-586 a.C., dovettero spezzarle per portare via il metallo, portarle a Babilonia. Qui poi davanti viene raffigurato un sacerdote, perché in questa zona vicina al tempio, in questo cortile, potevano entrare solo i sacerdoti. Poi fuori abbiamo il grosso altare dei sacrifici di 9 metri di lato, alto 4 metri e mezzo, realizzato anche su in metallo, in una fonderia nella valle del Giordano e poi assemblato qui, e qui venivano appunto celebrati i sacrifici. Poi a fianco avevamo un enorme calderone, il bacino di metallo fuso, che conteneva circa 40.000 litri d'acqua che servivano per le abluzioni dei sacerdoti. Poi altri bacili più piccoli erano sistemati ai due lati del tempio, dove venivano lavati i vari strumenti che venivano usati dai sacerdoti, anch'essi sempre di bronzo fuso, di metallo. Quindi, insomma, veramente imponenti da questo punto, realizzati da un artista della regione di Tiro, esperto in metalli. E questi lavabi ai lati del tempio contenevano circa 850 litri a testa. Quindi ecco, questo è il tempio così come è stato ricostruito. Ai lati del tempio c'erano poi le stanze che fungevano da magazzino su tre piani. Passato l'ingresso, questo atrio, no? Dove c'erano due battenti di legno dorato di ulivo, si entrava nella parte centrale del tempio, che adesso vediamo, tolgo un attimo il tettuccio, e questo sarebbe il cosiddetto santo, che era lungo poco meno di 19 metri, tutto decorato, rivestiti con legno di cedro, oro, eccetera. Si trovavano poi all'interno l'altare dell'incenso, che appunto veniva usato appunto per bruciare l'incenso due volte al giorno, al mattino e alla sera, per indicare proprio la preghiera che saliva a Dio. E poi avevamo 10 candelabri d'oro massiccio, 10 candelabri a 7 braccia e vari strumenti che usavano i sacerdoti. E qui nel santo potevano entrare solo i sacerdoti.
Le decorazioni erano tipiche fenicie delle zone orientali, soprattutto palmeti, eccetera. Anche qui, quindi, largo uso di legno di cedro del Libano e oro. E questo è il cosiddetto santo, quindi un luogo sacro, anche qui dove potevano entrare solo ed esclusivamente i sacerdoti, riccamente decorato, per quello spero che si riesca a vedere. Poi c'era la terza, la parte più interna del tempio, che è il cosiddetto Santo dei Santi, una costruzione cubica alta 9 metri, senza finestre, dove avevamo i due cherubini alti 5 metri, due cherubini alati alti 5 metri, ricoperti d'oro, e poi sotto i cherubini l'arca dell'alleanza che conteneva le tavole della legge, ancora all'epoca di Salomone. Mentre invece il contenitore con la manna e con il bastone di Aronne erano ormai scomparsi. Nel Santo dei Santi poteva entrare soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno nella festa dell'espiazione, dove entrava per aspergere col sangue delle vittime sacrificali degli animali che venivano usati per il sacrificio, ed era il luogo più sacro di tutto il Tempio di Gerusalemme, anch'esso tutto decorato. Quindi doveva essere veramente qualcosa di molto molto bello, anche grandioso, eh? E per gli ebrei è stato veramente quindi un colpo al cuore quando poi i babilonesi nel 587-586 a.C. distrussero Gerusalemme deportandoli a Babilonia. Poi una volta che Ciro, con il famoso editto, ha concesso di nuovo del 538 di tornare di nuovo a Gerusalemme, e lì poi verrà ricostruito poi il tempio. Ovviamente questo, il tempio di Salomone, non è quello che c'era all'epoca di Gesù, perché quello era il tempio costruito successivamente da Erode. Bene, spero che così possa esservi piaciuto, avere così un pochino qualche idea di come poteva essere il Tempio di Salomone. Vi saluto, ciao ciao!